da tutte e due le parti, il lavoro di calarti con la testa, il lavoro mimetico che fa un attore e che forse nessuno faceva con Alberto Sordi, e tu lo fai da quando? Da quando avevi quanti anni? 18, 16? No, io non ho la consapevolezza di quello che... cioè non ho un percorso preciso, né un metodo preciso per fare questa cosa, dato bellissima. Non sono mai arrivata ad una analisi precisa con quella che stai facendo tu, e che perché mi fa piacere... Perché non ti conosco personalmente, ma le due imitazioni, ecco, voi conoscete le sue imitazioni. Tra l'altro, nell'epoca più bella per lei, che fine ha fatto Sara Poli? Perché Sara Paulin oggi dovrebbe essere possibile Presidente degli Stati Uniti, vi ricordate quella pericolosissima? Vedi che mi sembrava una cosa tanto folle di fare Sara Paulin col fucile che tirava, e invece vedi che proprio oggi qua sarebbe a casa sua Sara Paulin, con le armi. Ma perché la Santa anche? Beh, lei sempre, lei... Ma queste cose tu le hai viste prima di tanti anni? Ma no, le ho viste mentre c'erano e le abbiamo raccontate, e ti ringrazio per quello che dici, in realtà abbiamo raccontato, quando ho fatto i programmi satirici, quindi le mie parodie, abbiamo raccontato quello che c'è, ogni volta ho raccontato le cose che vedevo, che c'erano, che ci raccontava la TV, l'informazione in generale, o chi occupava la televisione con i suoi comizi, come purtroppo accade spesso, troppo spesso, perché insomma è sgradevole sentire continuamente i comizi e persone che si abbaiano contro, perché no, anche quelli non sono un bel esempio, non mi piace che mia figlia guardi una cosa del genere, perché gli esseri umani non si dovrebbero abbaiare contro, è una cosa strana, magari i cani sì, con tutto il rispetto per i cani. Però insomma le parodie le facevo quando avevo un progetto, mi dedicavo a quel progetto e in quel momento andavo a vedere cosa c'era di fresco in giro, e devo dire che ho sempre l'imbarazzo della scelta per il motivo che spiegavo poc'anzi. Sì, un po' come Crozza, io sono uno di quelli che ama tantissimo Crozza, ma in qualche modo sei venuta prima. E tra l'altro lo fai con un'armonia, per esempio nel film che abbiamo appena visto, Il Gatto, chiamiamolo così, c'è una signora che, pur apprezzando la sua professionalità, a me spaventa più di Jack lo Squartatore, che è Franca Leosini, che tu hai imitato e che è anche ospite del tuo film in qualche modo. Incredibile come tu armonizzi. Beh, però lì c'è un incontro personale. Veramente, c'è un fatto personale, io avevo fatto nel mio programma del 2008, si chiamava Non perdiamoci di vista, la parodia di Franca Leosini. Io sono una Leosiner, per chi non lo sappia, sono una delle seguaci, delle vestali, una vestale di Franca. E sono appassionata dei suoi programmi, mi piace, sono molto, ti incuriosiscono tantissimo. E quindi, sai, le parodie le fai su una persona che sta in qualche modo, su cui stai facendo satira, quindi di solito sono sempre i politici, stai giocando su qualcosa che hanno detto, li metti in un'altra veste, li metti in un altro contesto e lì la cosa fa ridere. E ho fatto la stessa cosa con Franca, ma perché ero un'appassionata, lei forse questo l'ha capito, l'ha sentito, insomma sta di fatto che è venuta l'ultima puntata a fare un duello Franca vera, Franca finta, questo è dimostrato che la persona, insomma, Franca, cioè molto, molto sportiva, molto allegra, molto autoironica, infatti è venuta a farlo. Da allora ci siamo sentite, ci siamo frequentate, è nata l'amicizia. Non siamo coetanee, ma è un'amicizia bella, senza età, non ci raccontiamo magari gli stessi, non so, i cartoni animati che vedevamo con i miei amici, perché spesso facciamo questi discorsi scemi. Con Franca si può parlare di tutto. L'abbiamo messa in quella scena di Capalbio perché ci serviva una persona comunque che fosse credibile in un luogo del genere, ma che ci portasse, che fosse l'interesse delle due mie sorelle, che diciamo devote al crimine, ecco, e quindi la loro
la loro religione, un po' il programma di Francalosi.